Alle mie spalle l'isola Comacina nel lago di Como, è lunga 600 metri ed è larga 200, un perimetro di 2 km, un'isola unica, unica come questa Suzuki ibrida plug-in, l'ammiraglia della casa giapponese. Se da una parte a Cross è sicuramente simile a una Toyota RAV4, perché? Perché comunque sia è frutto di una joint venture, cioè Suzuki fornisce la tecnologia per le auto più piccole a Toyota nei paesi del sollevante e Toyota ha fornito a Suzuki un modello ibrido estremamente affidabile che è la RAV4, che Suzuki poi ha personalizzato, infatti questa è unica. Unica per prestazioni, abbiamo oltre 300 cavalli di potenza massima, unica per tecnologia, perché è un'auto con tre motori, ha due motori elettrici, uno davanti e uno dietro, più un motore termico, unica per lo scatto da 0 a 100 in soli 6 secondi, unica perché è simile, molto simile, uguale per alcuni aspetti alla Toyota RAV4, ma in realtà non è vero, è unica perché cambia completamente il frontale, cambiano gli interni, cambiano alcune delle tecnologie di bordo e poi, insomma, ci si differenzia parecchio comprando una Suzuki. Suzuki semplifica con Across la vita agli acquirenti sin dalla scelta del modello. Un'unica versione, un unico allestimento, top, non le manca proprio niente. La motorizzazione in questo caso è una sola, è un'ibrida plug-in, un'ibrida alla spina ed è una trazione integrale, un unico livello di potenza. Ecco allora che non ci si chiede ma quale scelgo, se scegli Across a fronte di un assegno da staccare di oltre 50.000 euro hai su tutto quello che puoi desiderare. Prestazioni assolute da tutti i punti di vista, nel senso va bene l'accelerazione ma anche il comfort e la sicurezza. Suzuki ci tiene particolarmente su tutti i suoi modelli, ha trovato anche dei nomi italiani, cioè per cui ha italianizzato l'Adaptive Cruise Control piuttosto che l'assistente agli angoli ciechi. Ed ecco allora che si chiama Resta Sveglio, è il Pre-Collision System. Resta Sveglio aiuta a prevenire gli impatti con altri veicoli grazie a un radar a onde millimetriche e una videocamera monoculare che è posizionata sul parabrezza. Ecco allora che può attivare una forza frenante di supporto o attiva addirittura la frenata in maniera automatica. Si chiama guida dritto ed è l'avviso di superamento e mantenimento della corsia. Questo sistema si attiva con il rilevamento di uno sbandamento o con il superamento della linea di carreggiata su strade a scorrimento veloce. Un sistema di sicurezza attiva che assiste alle manovre di sterzo per mantenere la vettura al centro della propria corsia. Un altro sistema è Occhio al limite, molto simpatico anche questo nome, in inglese è Road Sign Assist. Il sistema Occhio al limite riconosce i segnali stradali e li riporta nel display multifunzione. Il guidatore può autorizzare il cruise control adattativo ad adeguarsi automaticamente al nuovo limite rilevato dall'RSA. Bello anche il sistema Guarda Spalle, che è il Blind Spot Monitor. In Suzuki ne hanno di fantasia. Il sistema Guarda Spalle avverte il guidatore quando un veicolo entra o permane negli angoli ciechi dietro alla vettura. E quest'auto ha tutto quello che le serve di serie, cioè per cui non c'è da scegliere se mettere o non mettere un sistema che poi può aiutarti a evitare gli incidenti. È Suzuki che ci pensa, lo mette e per cui tu hai un'auto a cui non manca nulla, neppure i sedili riscaldabili anteriormente e posteriormente e addirittura la corona del volante riscaldata. Suzuki dà fino a 10 anni di garanzia sul sistema ibrido. Le componenti, l'alternatore, la batteria al litio di Suzuki e Cross Plug-in sono garantiti fino a 10 anni o 250.000 km a partire dalla data di prima immatricolazione. Due motori elettrici e una batteria ad alta capacità per un'autonomia record fino a 98 km viaggiando a zero emissioni in modalità esclusivamente elettrica. I tre motori di Across combinano l'efficienza e la potenza, ecco perché i consumi diminuiscono senza però andare a patti con le prestazioni. L'estetica è evidenziata da linee poligonali e robuste, ampia la griglia frontale, bellissimi i cerchi da 19 pollici bicolore.
Una vera Suzuki 4x4 permanente, sempre in modalità full electric. La trazione 4x4 è garantita dai due motori elettrici, uno davanti da 182 cavalli e uno posteriore da 54, che ripartiscono automaticamente la coppia fino all'80% al posteriore. Nuovo il quadro strumenti da 12.3 pollici, ampiamente personalizzabile, che si trova alle spalle delle razze del volante, ha una grafica tridimensionale con un design estremamente curato. Nuovo anche il sistema di infotainment da 10.5 pollici, posto centralmente dietro la leva del cambio al centro della plancia, e si può connettere wireless ad Apple CarPlay. Nel Model Year 2023 di Across c'è anche il caricatore di bordo da 7 kW che consente di sfruttare la massima potenza in ricarica per arrivare al 100% della batteria in meno di 3 ore grazie a una wallbox o a una colonnina. Altrimenti Across si può connettere a una presa domestica, a una semplice sciuco di casa, e basta la notte per avere le batterie cariche. Diamo qualche numero. Suzuki Across è lunga 4,63 m, è larga 1,85 m ed è alta 1,69 m. Buona anche la capienza del bagagliaio, 490 litri che possono arrivare a 1168 reclinando i sedili, o a un volume massimo di 1604 abbattendoli totalmente. Decisamente affidabile il motore termico, si trova anteriormente sotto il cofano, un 4 cilindri, 16 valvole, da 2487 cc, in grado di erogare 185 cavalli a 6600 giri al minuto. L'auto ha una velocità massima di 180 km orari autolimitata. Across ha un peso di 2015 kg, ma quello che ci piace sottolineare è la capacità di rimorchio, può trainare sino a 1500 kg, per esempio per portarsi una moto d'acqua o un gommone al mare. Il prezzo 55.400 euro, ma grazie alle promozioni che Suzuki Italia spesso fa, scendono e anche di molto. Non ci devono essere dubbi sul fatto che si sta guidando un'auto che può viaggiare anche in modalità elettrica. Ecco perché Suzuki ha deciso di scriverlo anche di fianco. Plug-in Hybrid, una ibrida plug-in, ibrida alla spina.